mese e mezzo alle comunali dell'8 e 9 giugno, centrodestra con Marco Tedde lavora sul programma. Nodi da sciogliere ancora nel campo largo, alcune forze politiche pronte a lasciare. Domani è previsto un nuovo incontro. Conto alla rovescia per la Sagra della Fragola Sassegada, in programma i prossimi 4 e 5 maggio. Abbiamo visitato una delle aziende produttrici alla scoperta delle diverse varietà che crescono nei campi della Borgata. Il campo da rugby di Maria Pia è pronto per ospitare domani la terza edizione dell'Autismo Va in Meta, una giornata importante di inclusione e sensibilizzazione sul tema organizzata dall'associazione Il Mio Amico Speciale. Saluto a tutti voi, bentrovati a una nuova edizione del nostro telegiornale. Come avete visto, sentito dai titoli, in primo piano la politica, come detto anche nelle precedenti edizioni del nostro TG, sono giornate frenetiche per definire alleanze e candidati. I rappresentanti di centrodestra si vedono, continuano a vedersi per definire il programma, mentre nel campo largo la fumata bianca sul nome dell'aspirante sindaco potrebbe arrivare questo fine settimana, anche se non mancano le tensioni. Avanti tutta, il motto del centrodestra che in questi giorni sta definendo il programma da sottoporre agli elettori con Marco Tedde candidato sindaco. Esponenti dei partiti di Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega, UDC Azione e due movimenti civici, Patto per Alghero e Prima Alghero, stanno elaborando spunti programmatici molto interessanti, il cui obiettivo strategico è quello di creare una piattaforma sulla quale costruire l'Alghero futura, sottolineano in una nota. Riscatto e orgoglio territoriale, allungamento della stagione turistica con iniziative condivise con gli operatori economici, politiche giovanili, programmazione, progettazione strategica, strutture sportive, vivibilità urbana e valorizzazione dei talenti algheresi per far crescere l'attrattività della città. Sono solo alcuni dei temi sui quali il centrodestra cittadino si confronta, aggiungono. I rappresentanti dei vari partiti si sono visti anche mercoledì, proprio mentre a Porta Terra andava in scena la conferenza stampa di sindaco e assessore al turismo sulla Fondazione Alghero con alcuni spunti politici. A giorni la prima bozza verrà presentata alla coalizione per la necessaria condivisione, precisano sul programma dal centrodestra. E ancora, tutti i partiti a lavoro sullo strumento programmatico hanno espresso l'auspicio che il PISDAZ e i moderati oggi fuori dal perimetro di coalizione possano condividere il programma e integrarlo con i contributi che costituiscono il loro corredo di valori incontrovertibilmente condivisi dalla coalizione di centrodestra. Il riferimento ai cosiddetti dissidenti, da una parte dei riformatori ai civici di Noi con Alghero, che da qualche settimana ormai tentano di chiudere un accordo con il centro-sinistra per ridefinire il perimetro del campo largo e renderlo larghissimo. La mossa del PD di mettere sul tavolo il nome dell'ex segretario Mario Salis ha spiazzato però alcune forze politiche che nei giorni scorsi hanno abbandonato i lavori in aperta polemica, e c'è il crescente malumore di altri, Movimento 5 Stelle in primis, per i tentativi di far confluire i cosiddetti dissidenti del centrodestra nel campo largo. Non è un caso che sia arrivata la richiesta, Riformatori e Noi con Alghero, di lasciare gli incarichi assessoriali nella giunta Conoci per dare un forte segnale di discontinuità. Ipotesi però al momento improbabile, che potrebbe sancire la definitiva rottura e la fuoriuscita non solo dei 5 Stelle, facendo naufragare dopo pochi mesi il progetto Campo Largo, rivelatosi vincente a livello regionale. Cortei e iniziative in diverse città, anche in Sardegna. Ovviamente ieri, in occasione del 25 aprile, la festa della liberazione del paese dall'occupazione nazista e dal regime fascista. Onoriamo i valori della resistenza e della liberazione, ha detto ieri la presidente della regione Alessandra Todde per l'occasione nella sua città, Nuoro. Rendiamo omaggio alla memoria del sacrificio fatto da migliaia di donne e uomini, dai nostri partigiani, da chi ha combattuto e dato il sangue per liberare l'Italia dal nazifascismo. È la giornata in cui noi tutti rafforziamo il rispetto per le nostre istituzioni e per la nostra meravigliosa Costituzione, nata dalla libertà e fondata sul pluralismo, sulla dignità della persona e sull'antifascismo. Oggi, ha proseguito Alessandra Todde, concetti come libertà, democrazia, pace assumono un nuovo significato, quello di importante presidio da proteggere contro ogni forma di oppressione, violenza, discriminazione e guerra. È sbagliato pensare che questi diritti siano acquisiti per sempre, vanno difesi e rivendicati in ogni tempo. Voglio dedicare, aggiunto alla Presidente, questa giornata che celebra la liberazione a tutte le donne di ieri e di oggi, che hanno scelto con coraggio giorno dopo giorno di resistere ai caduti e a chi ha lottato per la libertà del popolo italiano. Va tutta la nostra profondissima gratitudine. Corteo ovviamente anche ad Alghero, con le corone di fiori in tutti i monumenti alla memoria delle vittime di guerra, da Porta Terra sino a Piazza Sventramento. Il corteo,
accompagnato dalla banda musicale da Lecce, era composto dalle massime autorità civili e militari. In testa il sindaco Mario Conoci, con la vicepresidente del Consiglio Comunale Tatiana Argiolas e poi alcuni assessori e consiglieri comunali, sia di maggioranza che di opposizione, ma soprattutto tanti cittadini. A Fertilia invece, sempre in mattinata, da funzione religiosa officiata dal vescovo padre Mauro Maria Morfino, presenti anche in questo caso le massime autorità civili e militari a seguire la deposizione di una corona in onore dei caduti, con la processione anche in questo caso accompagnata sempre dalla banda musicale da Lerci. E torniamo a parlare di politica, perché nell'ultima seduta politica locale, perché nell'ultima seduta del Consiglio Comunale è stato approvato un ordine del giorno importante, come sottolineato dal consigliere Cristian Mulas, l'acquisto di 20 defibrillatori da installare nei luoghi pubblici sulla base di una legge del 2021. E poi, sempre su proposta dell'attuale esponente di Orizzonte Comune, via libera anche al nuovo regolamento cimiteriale, un regolamento che è stato modificato con la collaborazione delle agenzie funebri che hanno contribuito a migliorarlo per andare incontro alle esigenze dei cittadini, come ad esempio la modifica dell'articolo 61 che impediva l'entrata dei cani accompagnati dai padroni. Tante altre integrazioni, ad iniziare dalle stumolazioni, le urne cinerarie, la disciplina dell'ingresso, appunto, la durata delle concessioni. Ci sono tantissimi altri cambiamenti nel nuovo regolamento, commenta Mulas, che sono convinto possano migliorare le condizioni generali del Camposanto e la gestione più snella ed efficace. Grande partecipazione nei giorni scorsi invece nella Torre di Sulis per la presentazione di Tore Burruni, campione mondiale, il libro scritto da Tonino Burruni che racconta la vita del grande campione nel mondo di pugilato, un lungo lavoro durato 10 anni tra ricerche, interviste e racconti che lo storico e scrittore algherese è riuscito ad armonizzare con gli articoli d'epoca dei quotidiani. C'eravamo anche noi, oggi vi facciamo ascoltare alcuni estratti sia di Gianfranco, uno dei figli di Tore Burruni, che di Tonino Burruni. Dopo il TG andrà in onda invece uno speciale, un integrale. Antonio è entrato nella nostra famiglia tanto tempo fa, lo sapevo, e ne ho fatto di conferenze su Babbo, ma qui c'è anche mia mamma ha passato tanti anni. Tanti anni con Tonino, tutti i racconti, gli aneddoti, storie di vita anche personali che nessuno fino allora aveva conosciuto, le ha svelati a Tonino. E voleva fortemente che Tonino scrivesse questo libro, voleva che fosse uno scrittore algherese, uno di famiglia. E vi devo dire che il risultato, io questo libro, soprattutto in questi giorni, perché abbiamo voluto fortemente sia con Tonino ma come associazione che venisse presentato quest'oggi, questa giornata favolosa per lo sport pugilistico italiano e soprattutto anche per gli algherini, perché quindi abbiamo corso, non eravamo pronti. Devo ringraziare la stampa, il digital, che ha veramente fatto anche le nottate per darci queste 100 copie che siamo riusciti a portare oggi. Sono 100 copie che sono le copie della ricorrenza, queste 100 copie non verranno riprodotte, quindi oggi noi abbiamo questo libro qua che poi sarà pubblicato nel mese di giugno-luglio con un'edizione, come si dice in algherese, con sapaltocca, edizione dal punto di vista organizzativo editoriale. Il lavoro è iniziato nel 2014 e si è concluso per mia decisione nel 2024, cioè quest'anno, con la pubblicazione del libro. E 10 anni sono tanti per fare ricerca, però se non fai ricerca difficilmente riesci a costruire, perché solo con la ricerca, solo con la passione, perché anche quella è importante, e puoi costruire qualcosa. Io sono fiero, diciamo anche orgoglioso, di essere riuscito, con l'aiuto di tante persone, di cui poi citeremo anche alcuni nomi di coloro che hanno dato un contributo alla costruzione di questo libro, ce l'abbiamo qua alla mia sinistra,
Gianfranco, anche lui è qui alla mia sinistra, la madre che non c'è più, però la ringraziamo, anzi la ringrazio, lo sa già, lo sa bene Gianfranco, anche di quanto io l'abbia ringraziata, di quanto io l'ho detta per il lavoro che ha fatto insieme a me, e questo è venuto fuori comunque questa roba qua, 270 pagine di un libro, tutte quante dedicate a Tore Bruno. E ora ci spostiamo invece a Fertilia. Ieri 25 aprile, giorno della liberazione, la città di fondazione, come detto, ha celebrato San Marco. Tantissime le presenze nella giornata inaugurale della Tre Giorni organizzata dal Comitato di Festeggiamenti San Marco 2024, con il patrocinio del Comune di Alghero, il sostegno di Fondazione di Sardegna, Camera di Commercio di Sassari, nell'ambito del bando Salute Trigu, della Fondazione Alghero del Parco di Porto Conte. In mattinata, come detto, la Santa Messa alla presenza delle autorità, seguita dalla processione con la deposizione della corona d'alloro, e poi però anche stand di artigiani, food and beverage, esposizioni di auto storiche del club Il Volante, con il memorial dedicato a Giuseppe Sant'Andrea, tanta musica già a partire dal pomeriggio. Sono stati questi alcuni degli appuntamenti della giornata di ieri, che si è conclusa con lo spettacolo di Pino e gli Anticorpi, seguito dal DJ set. Ricco però anche il programma di oggi, tra gli appuntamenti di giornata, un concerto degli alunni delle scuole medie di Fertilia, la presentazione della tesi di Kevin Piras sulla bonifica agli abitanti di Fertilia, in chiusura il live della band di Tremendi e lo special guest Roy Paci. E nei giorni scorsi abbiamo parlato nel nostro TG della Sagra della Fragola, giunta in questo 2024 la sua 8ª edizione, che si terrà come sempre a Sassegada i prossimi 4 e 5 maggio. Questo delizioso frutto amato da tanti è per la vicina borgata algherese un prodotto di eccellenza conosciuto in tutta la Sardegna. Oggi vi portiamo a visitare una delle aziende produttrici, quella di Damiano Manai, andando alla scoperta delle diverse varietà che crescono nei campi della borgata. Oggi Catalan TV è arrivata a Sassegada, all'interno dell'azienda agricola di Damiano Manai. E secondo voi che cosa siamo potuti venire a vedere e poi ovviamente anche ad assaggiare, perché dove ci sono io c'è anche l'assaggio? Fragole bellissime, non una varietà ma ben 5, dunque vogliamo scoprirle tutte, anche perché fra poco, e poi ne parleremo, è tempo di Sagra della Fragola e quindi noi giustamente dobbiamo documentare quello che sarà la festa, ma soprattutto la protagonista della sagra, che è la fragola. Damiano, titolare dell'azienda Manai, allora parliamo del tuo oro, queste fragole. A parte che facciamo i complimenti a Damiano, sono bellissime, le abbiamo viste, dopo le assaggeremo. 5 tipologie di fragola. Sì, esatto, quest'anno ho voluto adottare, diciamo, questo sistema di utilizzare più varietà in modo tale da coprire un arco di tempo un po' più grande, perché comunque la fragola non sempre ti dà un raccolto generoso, ogni tanto un po' lì riposa nel suo periodo della carriera. E con queste 5 tipologie abbiamo delle varietà più precoci e un po' più tardive, proprio per non accavallarmi troppo con le produzioni. Dunque tu, ne parlavamo prima fuori dai microfoni, hai le fragole in tutto il periodo della loro stagionalità, ovvero sì, da marzo dici a luglio. Esatto, da marzo sino a giugno, luglio, in base al tempo, comunque quello che comanda è sempre lui. La fragola è un frutto sicuramente che piace innanzitutto ai bambini ma anche ai grandi, però possiamo dire che nonostante sia un frutto che non è mai passato di moda, diciamo che sta ritornando alla carica ancora di più. Sì, esatto, comunque gli aumenti delle vendite, cioè scusa, la richiesta del prodotto è aumentato parecchio in questi ultimi anni. Io infatti da quando ho costruito, diciamo, l'azienda sono partito con 2.000 piante circa e a oggi invece stiamo coltivando sulle 15.000 piantine all'anno. Voi vendete anche ai supermercati? No, io non lavoro con i supermercati, ma lavoriamo con la vendita diretta, cioè noi facciamo una raccolta e una vendita direttamente al consumatore finale. Poi diamo anche dei prodotti ad alcuni piccoli negozietti o colleghi che comunque rivendono il prodotto.
Diamo una chicca, tu parlavi prima di una particolare specialità di fragola, che è una fragola antica che poi non si trova più in commercio, nel senso il seme, sì, probabilmente. Esatto, più che una varietà antica è una, io la definirei una fragola storica, diciamo, del territorio, perché ha segnato questo territorio, questa varietà, che purtroppo comunque i grossi vivai non ce la forniscono più, cioè non riproducono più quella piantina. Allora io, come anche qualche altro collega, abbiamo deciso di non abbandonarla proprio quella pianta, e quindi la stiamo riproducendo. Infatti dopo andremo a vederla e vi spiegherò come sarà la coltivazione. Abbiamo detto Sabrina, Flavia, Camila, esatto, poi Elide, ma non sono nomi di sue fidanzate, figlie, sono i nomi delle sue fragole, esatto. E questa però non ha nome. Ancora no, diciamo ancora no, aveva un nome, comunque adesso, non trovandola più, stiamo pensando magari di darglielo un nome, se riusciamo comunque a tenerla viva come pianta. Com'è questa fragola? È una fragola ottima, il cliente comunque la richiede tantissimo e oltretutto mi dispiace perderla, insomma, dobbiamo tenerla viva, cerchiamo in qualche modo di tenere i campi sempre ottimi. Un altro appuntamento, un bel appuntamento in programma domani invece, il campo da rugby di Maria Pia è pronto infatti per ospitare nella giornata di domani la terza edizione dell'autismo va in meta, una giornata importante di inclusione e sensibilizzazione sul tema, ideata nel 2019 da Hogarth Paco, che insieme a sua moglie Doriana Caria hanno creato l'associazione Il mio amico speciale. Saranno tante le associazioni partecipanti e le attività in programma. È tutto pronto per la terza edizione dell'Autismo va in meta. L'evento organizzato dall'associazione Il mio amico speciale, nelle persone di Doriana Caria e Paco Hogarth, che punta dritto all'inclusione e allo scopo di sensibilizzare sul tema dell'autismo e su quello che si può fare per raggiungere traguardi sempre più significativi. Una giornata ospitata nel campo da rugby di Maria Pia, casa dell'amatore rugby Alghero, e che gode del patrocinio del comune di Alghero, della Fondazione Alghero, di Sogea, l'aeroporto Porto di Alghero, della provincia di Sassari, e naturalmente del sostegno della società di rugby cittadina e di altri numerosi partner privati. Sì, domani ci sarà appunto la terza edizione dell'Autismo va in meta. Il campo da rugby ospiterà dalle 10 alle 17 tutta una serie di associazioni, società sportive locali, forze armate, polizia, vigili del fuoco, per una giornata appunto all'insegna della condivisione. Ci saranno dei laboratori guidati, ci saranno delle attività appunto strutturate, ci sarà clown terapia, uno sportello di informazioni su autismo e tutta una serie appunto di iniziative volte proprio all'inclusione e alla festa insieme. Ogni anno voi raccogliete sempre tantissime adesioni e bisogna dire, perché anche noi di Catalan TV veniamo a documentare tutti gli anni ciò che succede sul campo di Maria Pia, sono davvero tantissime le persone che vi seguono e che partecipano a questa giornata che poi è diventata un simbolo. Sì, è vero, noi siamo sempre sostenuti e supportati in tutte le nostre iniziative, anche perché noi ripetiamo sempre, per noi non esiste una giornata, non esiste solamente un evento, noi cerchiamo di portare avanti tutto l'anno tutta una serie di attività, appunto perché per noi il 2 aprile non è solamente una giornata, ma diciamo sempre 2 aprile tutto l'anno, quindi spaziamo dai laboratori inclusivi alle attività delle mostre, quindi tipo disegniamo l'autismo, musichiamo dai balconi, le attività, insomma tutto l'anno, proprio perché l'autismo deve essere in qualche modo e sempre presente tutto l'anno, però in maniera condivisa. Quindi noi facciamo rete con il territorio e cerchiamo appunto di raccogliere la comunità intorno proprio per supportarci. Per rendere accessibile lo sport a tutti, specialmente ai bambini con difficoltà, servono figure qualificate, strutture sportive idonee e un percorso di inclusione concreta. Questo quanto ha sempre sostenuto Hogarth Paco, ideatore dell'evento nato nel 2019. Sport è importante soprattutto per i ragazzi, soprattutto anche ragazzi con tutte le forme di disabilità. E il campo di Maria Pia, di Alghero, è dotata per tutti questi ragazzi. Aspettate tante persone, tanti ragazzi. Aspettiamo molti ragazzi e siamo preparati per riceverli tutti quanti. Allora facciamo un invito. Sì, l'appuntamento è sabato 27 aprile al Maria Pia dalle 10 alle 17 con la sorpresa che domenica la prima squadra dell'amatore rugby Alghero indosserà la nuova maglia data dall'associazione.
E in chiusura una notizia di basket giovanile: la Pallacanestro Alghero si è aggiudicata gara 1 della finale regionale Under 17 contro il Basket 90. Nella gara disputata mercoledì nella palestra Bowling di Sassari, la squadra nata da coach Mastro Pietro ha superato la formazione sassarese con il risultato di 74-77. Una bella prova di carattere per gli algheresi che, dopo un inizio non facile che ha visto i padroni di casa partire meglio, conducendo nel primo e secondo parziale, è stata la terza frazione quella decisiva che ha permesso ai giallorossi di andare avanti nel punteggio. La Pallacanestro Alghero ha saputo gestire gli ultimi due parziali che sono rivelati decisivi per la conquista della vittoria. Nulla però ancora deciso. La formula della finale prevede un solo altro incontro che si giocherà tra le mura amiche del Palamanchia. Sarà la partita di ritorno dunque a decretare la squadra campione regionale. La differenza punti sarà fondamentale. E il basket giovanile chiude l'edizione odierna del nostro telegiornale. Io come sempre vi lascio alle previsioni del tempo per domani. Grazie per essere stati con noi e arrivederci. We'll be right back.